lasci troppi soldi sul conto corrente, sia che si tratti di qualche migliaio di euro che di decine o, buon per te, di centinaia, i soldi sul conto non sono mai così sicuri come si può credere. Non è solo l'inflazione a rosicare i risparmi, non è neanche un cattivo investimento suggerito dal consulente finanziario. Nemici ben più pericolosi si sono aggiunti nel tempo con l'applicazione delle regole del bail-in in caso di fallimento della banca o con il pignoramento dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Questo non vuol dire che il tradizionale materasso sia un posto più sicuro dove nascondere la busta paga o magari la liquidazione, ma in alcuni casi è preferibile diversificare. In altre parole, frammentare il deposito in più rapporti bancari potrebbe far vivere il correntista con maggiore serenità. Ve ne voglio parlare meglio in questo video. Tutti pronti? Lanciamo la nostra sigla e via! La legge. Un tempo, quando una banca entrava in crisi, lo Stato interveniva per tutelare i correntisti tramite un fondo pubblico costituito con i soldi dei contribuenti. Oggi questa garanzia non esiste più. È l'istituto di credito a dover ripianare i debiti attingendo dalle proprie risorse. A farne le spese sono innanzitutto gli azionisti, gli investitori, gli obbligazionisti e solo in ultimo i risparmiatori. In particolare, in presenza di una situazione di indebitamento bancario, la legge prevede un ordine gerarchico di rischio dove i primi della lista, quelli che rischiano di più, sono coloro che perderanno subito i soldi e sono gli azionisti, i detentori di altri titoli di capitale, gli altri creditori subordinati, i creditori chirografari e solo alla fine le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro. Il consiglio è quindi di tenere il conto corrente al di sotto di 100.000 euro in modo da non rischiare neanche un euro in caso di fallimento della banca. Il problema dell'inflazione, sentito molto negli anni 80, è purtroppo tornato attuale. I tassi sono schizzati. Ciò significa che lasciando i soldi sul conto corrente si subisce una perdita di potere d'acquisto ogni anno. Gli stessi 1.000 euro depositati oggi in banca tra un anno permetteranno di comprare meno beni e servizi perché il livello dei prezzi nel frattempo è aumentato. Peraltro non ci sono più gli interessi attivi, quelli cioè che un tempo la banca dava ai correntisti che avevano soldi sul conto e non avevano debiti. Per risolvere il problema l'ideale è di buttarsi in forme di investimento a basso rischio, come titoli di Stato oppure obbligazioni emessi dalle banche solide, oppure avvalersi di un buon consulente finanziario. Dal 2018 l'Agenzia delle Entrate si è dotata di un nuovo strumento che valuta la congruità del volume dei risparmi dei contribuenti con il reddito da questi dichiarato. Si chiama risparmiometro ed è l'altra faccia del redditometro. Il meccanismo su cui si basa l'algoritmo del risparmiometro è il seguente. Si parte dalla presunzione che una parte del reddito di ciascun cittadino sia spesa per i beni di prima necessità, un'altra parte per spese voluttuarie e il residuo venga risparmiato e conservato in banca o alle poste. Chiaramente, se il contribuente ha lasciato sul conto corrente tutte le mensilità dello stipendio ricevute in un anno senza aver mai prelevato un euro, significa che sta campando con altri soldi e se questi non figurano nella dichiarazione dei redditi, significa che sono il frutto di evasione. In buona sostanza, dopo aver ricevuto dall'anagrafe dei conti correnti tutti i dati dei depositi bancari dei contribuenti e averli confrontati con le relative dichiarazioni dei redditi, il risparmiometro passa a setaccio questi dati e crea delle liste selettive di soggetti più esposti al rischio di evasione. Si tratta di quelli il cui volume di risparmio supera quanto presumibilmente ci si possa attendere da un contribuente della stessa classe. In ogni caso, come con il redditometro, anche col risparmiometro sarà necessario, prima di procedere all'accertamento fiscale, chiamare il cittadino a un contraddittorio preventivo per fornire spiegazioni. Ma in assenza di valide motivazioni, allora il recupero dell'imposta sarà pressoché certo. Con l'arrivo di Agenzia delle Entrate e Riscossione si è parlato molto del potere che ha l'esattore di pignorare il conto corrente del contribuente senza alcun ordine del Tribunale. La procedura, che può essere avviata non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, prevede l'invio di una lettera alla banca e al debitore. Quest'ultimo la riceve quasi sempre in un momento successivo. In questa lettera è contenuto l'avviso che in difetto di pagamento entro i successivi 60 giorni, le somme presenti sul conto corrente dovranno essere accreditate dalla banca
direttamente all'agente della riscossione e così anche i successivi accrediti fino ad estinzione totale del debito. In una situazione del genere il conto corrente diventa inutilizzabile. L'unica soluzione è chiedere una rateazione oppure aprire un differente rapporto con un'altra banca, ma ciò non garantisce l'estensione del pignoramento anche a quest'ultimo conto corrente. Possono tirare un mezzo sospiro di sollievo i lavoratori dipendenti e i pensionati. Per questi il pignoramento parte solo per importi già depositati alla data di notifica del pignoramento superiori a 1.407,09 euro, ossia 3 volte l'assegno sociale. Dunque, lasciando il conto sotto tale tetto non si rischia nulla, fermo restando il pignoramento delle successive mensilità, ma con questi ulteriori limiti. Per stipendi o pensioni fino a 2.500 euro il pignoramento è di massimo un decimo dell'importo. Per stipendi o pensioni tra 2.501 e 5.000 euro il pignoramento è di un settimo. Per stipendi o pensioni superiori a 5.000 euro il pignoramento è di un quinto. C'è poi il divieto di pignorare l'ultima mensilità accreditata alla data di notifica del pignoramento per non lasciare il contribuente di punto in bianco senza i soldi per fare la spesa. Anche quando il creditore è un soggetto privato, come ad esempio la banca, vale il divieto di pignoramento delle somme depositate al di sotto del triplo dell'assegno sociale. Nel luglio del 1992 il governo Amato impose in una notte un prelievo straordinario dei conti correnti degli italiani pari al 6 per mille, la cosiddetta tassa patrimoniale. In quell'occasione tutti urlarono al furto di Stato. Lo spettro dell'imposizione fiscale attuata con decretazione di urgenza intimorisce anche oggi il popolo. L'esempio della Grecia, che ha imposto d'un tratto un limite ai prelievi dal conto, ha segnato i risparmiatori di tutta Europa, in particolare quelli italiani così vicini alla situazione ellenica. C'è però chi avverte che nel caso in cui vincano gli anti-europeisti in un eventuale confronto politico, l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea potrebbe portare l'inflazione su numeri a due cifre, situazione in grado di svalutare qualsiasi tesoro nascosto sotto il mattone. Insomma, dalla crisi economica ci si salva difficilmente, sia che i soldi siano in banca che a casa in contanti. L'ideale sarebbe disporre di un conto estero o di un investimento resistente alle fluttuazioni dei mercati, di solito l'oro o anche gli immobili. Attualmente il conto corrente con una giacenza media annua inferiore a 5.000 euro gode di un più favorevole trattamento fiscale. Infatti non si deve pagare l'imposta di bollo. Invece su un conto con giacenza di 5.000 euro in media si paga circa 34,2 euro, circa il 7 per mille. Più conveniente è impiegare i soldi in strumenti finanziari per i quali l'imposta di bollo è dello 0,2%. Questa è la legge. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.